la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Al tredicesimo di Isaia, inizia il terzo Isaia, c'è la profezia sulla convergenza di tutte le genti della terra verso il Vangelo. Si usa l'immagine di Gerusalemme, che è il luogo della tradizione ebraica verso il quale tutti sono in cammino. La valle di Giosafat è il luogo dove ancora oggi gli ebrei cercano in tutti i modi di trovare riposo in attesa della resurrezione della carne. E chi è pratico di Gerusalemme è la valle sotto la Porta Santa. Ma anche la tradizione cristiana ha un senso e un modo di fare che richiama questa tradizione antica. Se salite in fortezza, intorno alla basilica, all'antica basilica di San Donato in Cremona, cioè sul sasso grosso, Cremona vuol dire sasso grosso, sono sepolti i nostri antenati. Li misero a raggiera, era l'uso medievale, dicendo quando il santo si risveglierà per la resurrezione della carne, voglio esserci anch'io insieme con lui. E la convergenza di tutti i popoli verso il progetto di Dio. Quando avverrà questo momento? Questo è il tempo della pazienza di Dio, che vuole che tutti rientrino nel piano di salvezza che ha preparato Gesù con la sua morte e resurrezione. C'è una chiamata per tutti. Certamente nel linguaggio di Isaia profeta si contempla le terre lontane, quasi sicuramente allude il profeta alle 14.000 isole dell'Oceano Indiano, oggi sono la maggior parte sono l'Indonesia, ma anche, cioè l'America non era conosciuta, ma anche tutti i popoli lontani sono chiamati ugualmente. È una specie di esodo, un'uscita dalle nostre consuetudini per ritornare all'essenzialità delle cose. Una vita bella. Cos'è una vita bella? Questo portiamocelo con noi come testo di meditazione per la settimana. Pensare è rivoluzionario. Se pensi, cambi. Se ti prendi consapevolezza, ritrovi il verso delle cose. Quando la misura delle sofferenze sarà arrivata a pienezza, allora Dio dirà basta, perché la logica del mondo è fatta di guerra, di miseria, di divisione, di ingiustizia. Ecco, Dio non abbandona. Da noi che cosa chiede Dio? Chiede l'impegno. Dio scruta i cuori. Che c'è dentro il tuo cuore? A volte neanche noi sappiamo cosa abbiamo dentro di noi. Ma Dio lo vede. Se sei sincero con te stesso e vuoi davvero il bene promesso da Dio, Dio non abbandona nessuno. Cioè, in questa domenica ventunesima dell'anno ci è dato di ragionare sul male che occorre,
queste vicende terribili che vengono intorno a noi ci devono far ragionare, capire che sono, che attraverso queste sofferenze Dio ci dà opportunità di cambiare. Se ci accorgiamo che sono sbagliate, la nostra vita torna ad essere secondo la parola di Dio. E quella parola che l'Evangelo di Luca, in questo 13° capitolo che abbiamo appena ascoltato, dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. E l'uso ebraico di aprire metà della porta, non tutta, se non quando si entra il popolo intero. La porta stretta, dunque, richiede un impegno. Bisogna stare attenti per riuscire a far nostra questa opportunità che Dio ci dà. Non basta dirsi cristiani per essere salvati. Occorre accogliere Cristo e vivere per Lui. Vorrei dire una cosa molto semplice ai miei aretini. I vostri nonni non rimandarono mai, per quanto poveri, poveri contadini, non rimandarono mai chi aveva fame senza dargli almeno una fetta di pane. Ecco, noi oggi abbiamo il disinteresse verso chi è nella tribolazione. Diciamo delle parole vaghe, ma non ci coinvolgiamo mai. È la sequela di Cristo è disseminata di fatti concreti. Stamani la Chiesa ci chiede di essere concreti, non solo a parole essere cristiani, ma esserlo con i fatti. Ora rinnoviamo la nostra fede cattolica tutti insieme recitando il simbolo niceno-costantinopolitano.